Radio Cusano TV Italia. Ben ritrovati da Diana Romerzi su Radio Cusano TV Italia con il nostro consueto appuntamento con l'attualità e la politica italiana. In questa puntata andremo in Calabria, più esattamente a Gioia Tauro, per conoscere più da vicino la filiera agroalimentare. Perché? Perché i nostri prodotti come arance, pomodori, quei prodotti agricoli che ogni giorno consumiamo sulle nostre tavole, sono raccolti da una categoria di lavoratori molto spesso dimenticata. Si tratta dei braccianti, che per lo più sono anche migranti stranieri, e quindi andremo a vedere quali sono le loro condizioni sia lavorative ma anche abitative, soprattutto poi in questi tempi di coronavirus. E lo faremo con il nostro ospite di oggi. Si tratta del giornalista Valerio Nicolosi, che è anche un attento osservatore dei fenomeni migratori e di tutte le questioni sociali. Grazie di essere con noi, Nicolosi. Grazie a voi. Lei torna proprio da Gioia Tauro, perché ha realizzato in queste terre un reportage per il Manifesto. Cosa ha trovato in questi luoghi? Quello che ho trovato, insomma, è una condizione abbastanza difficile in questo momento, perché ovviamente la crisi del coronavirus si somma insieme a quella, insomma, ad una realtà già difficile che conosciamo purtroppo da tempo, e che appunto per in questo momento vive la sommatoria di queste crisi. E quindi persone chiuse nelle tendopoli, insomma, con tutta una serie di problemi collegati a questo. Anche perché appunto parla di tendopoli, e immaginiamo tutti che lì la sanificazione, ma anche l'igiene quotidiano è difficile. Sì, è molto difficile nel momento in cui si vive dentro o una tendopoli ufficiale, ce n'è una sola a San Ferdinando, proprio vicinissima a Rosarno, in cui ci sono 500 persone, ma in totale sono in questo momento circa 1200 braccianti migranti, e di conseguenza vuol dire ce ne sono altri 700 al di fuori di questa ufficiale, dove io sono stato, in quelle anche, insomma, negli accampamenti informali, vengono chiamati così, e in alcuni addirittura non c'è l'acqua, e di conseguenza, non essendoci acqua, è difficile fare prevenzione. Non parliamo solo di sanificazione, ma parliamo proprio anche della base, quindi potersi lavare le mani spesso e poter, come dire, pulire anche gli ambienti, è veramente difficile. C'è paura tra i migranti, tra queste persone che vivono in queste baraccopoli? C'è molta paura, sì. Devo dire che mi dicevano che all'inizio della crisi sanitaria non era così percepita, soprattutto essendo al sud, insomma, in un posto dove effettivamente è arrivata dopo e per fortuna meno rispetto al nord, a Bergamo, a Brescia. Però nel momento in cui poi sono iniziati dei casi, e poi arrivano anche notizie dall'Africa, quindi dai paesi d'origine di queste persone, di persone, insomma, di casi di coronavirus, ovviamente è salita l'ansia, è cresciuta la paura, e di conseguenza si vive male nei campi. Ecco, manca l'acqua. Poi ho letto il suo reportage, in realtà anche la luce fino a poco non c'era in questi luoghi, ma al netto poi del coronavirus, come vivono questi braccianti anche prima appunto dell'emergenza?
Vivono una condizione per cui sono fondamentali all'interno della catena agroalimentare, soprattutto della grande distribuzione, per cui sono persone che svolgono un lavoro fondamentale. Ma di conseguenza, ma poi no, non è questa importanza del lavoro non ha una conseguenza nella vita. Ecco, stiamo vedendo delle immagini. Questo è uno dei posti, insomma, quello è un ex accampamento ufficiale formale che è diventato, poi è stato abbandonato. Adesso ci vivono, però appunto con pochissima acqua potabile, ci vivono tante persone. E la situazione, a prescindere dal coronavirus, è veramente assurda, per cui appunto vengono pagati 1,50 euro a cassetta di arancia e raccolta, e al giorno riescono a guadagnare, a tirar su tra le 20 e le 30 euro, dipende dal periodo, dalla stagione, ma poi le condizioni di vita sono veramente difficili. E non solo qua, ma ovviamente anche nelle altre parti dove, essendo lavori stagionali, dove si spostano tra raccolta dei pomodori, raccolta delle mele, insomma, tutto quello che viene prodotto nell'agricoltura italiana. E dopo queste parole, la mia è quasi una domanda retorica, ma vengono dotati di dispositivi di protezione individuali, le cosiddette mascherine, per lavorare? Assolutamente no, assolutamente no. Anzi, io nel periodo in cui sono stato giù, nei giorni in cui sono stato giù, giravo i campi formali ed informali con delle associazioni che portavano del disinfettante, perché non c'era nemmeno quello. Quindi, e provavano a spiegare, insomma, queste organizzazioni sono Mediterranean Hope, MEDU, Medici per i diritti umani, SOS Rosarno, e provavano a spiegare anche a queste persone che comunque era importante sempre disinfettarsi le mani, mettendo delle bottiglie all'ingresso dei campi, spiegando ogni volta che entravano uscivano, quantomeno, insomma, dovevano disinfettarsi. Ma ovviamente non hanno mascherine. Le uniche mascherine che hanno sono arrivate da un paio di giorni, io ero tornato nel frattempo, grazie ad un lavoro solidale da parte di un'associazione che si occupa di donne migranti vittime di tratta, quindi di prostituzione, che appunto, insomma, dà supporto a queste donne che in questo momento nelle Marche ad Ancona stanno producendo mascherine, per i braccianti. Per fortuna c'è la solidarietà e poi il lavoro delle tante associazioni che aiutano queste persone. E poi ho letto anche che in realtà non tutta la politica, ma quella locale, quella più vicina alle persone, chi poi si confronta ogni giorno con le esigenze pratiche, qualcosa fa. Lei parlava di Andrea Tripodi, sindaco di San Ferdinando. Qui la politica si attiva per aiutare queste persone. Sì, devo dire che il sindaco, quantomeno le istituzioni locali, hanno capito che c'è un problema, c'è un'emergenza. Lo hanno capito perché comunque sono le istituzioni di prossimità, quindi si scontrano tutti i giorni con questi problemi. E soprattutto sono anche le persone che, penso appunto ad Andrea Tripodi, che collabora insieme alle associazioni di cui ho parlato prima e produce, fa produrre anche il disinfettante, insomma, con dei fondi comunali proprio per i braccianti. Perché sono poi le stesse persone che, nel caso in cui dovesse scoppiare un'epidemia di Covid all'interno delle tendopoli, sono quelle che poi, come dire, devono far fronte a questa emergenza. La regione ha la competenza sanitaria, ma è comunque qualcosa di molto lontano, soprattutto nella piana di Gioia Tauro, dove comunque ci sono piccoli comuni abbandonati e dove spesso anche le persone, gli stessi residenti, abitanti di Rosarno, hanno difficoltà economiche perché il lavoro, come dire, è in calo a causa del Covid, e di conseguenza c'è quest'altra emergenza da affrontare. Quindi, come dire, Andrea Tripodi, ma anche altre persone delle istituzioni locali, stanno facendo fronte a questa emergenza e si stanno impegnando in prima persona. Ecco, sia le istituzioni locali ma anche le associazioni, quali sono le richieste che fanno per appunto permettere la tutela del diritto alla salute a queste persone?
La richiesta è quella di smantellare subito le tendopoli, sia quella formale che quelle informali. L'idea è quella di, nell'immediato, utilizzare gli hotel che sono chiusi, per, ospitare queste persone e dargli un tetto e soprattutto dargli la possibilità di essere seguiti da un punto di vista sanitario e medico per la prevenzione del Covid. E poi nel lungo periodo, medio-lungo periodo, quello di assegnare i beni confiscati alle mafie, che insomma in quella zona ce ne sono molti purtroppo, perché insomma, le mafie sono molto presenti, e di conseguenza requisire questi, cioè assegnare questi beni requisiti, darli alle associazioni per creare sia lavoro a livello locale, appunto dicevo, la Piana di Gioia Tauro, come dire, insomma, non è un posto dove c'è tantissima occupazione, quindi creare lavoro locale e appunto dare la possibilità ai braccianti stagionali, che ripeto fanno un lavoro fondamentale per la grande distribuzione alimentare italiana, dare la possibilità per quella stagione, quella della raccolta delle arance, di avere un tetto dignitoso. Ecco, hai parlato delle mafie. In realtà, vicino a Gioia Tauro c'è una città che è ormai in Italia è diventata famosa, Rosarno, perché nel 2010 c'è stata una rivolta considerata quasi storica, perché per la prima volta i migranti, non gli italiani, i migranti si ribellarono contro le mafie dopo il ferimento di un loro compagno. Com'è cambiato dal 2010 il rapporto che c'è tra questi migranti stagionali, che ormai non sono più una novità per questi luoghi, e sia i cittadini appunto dei paesi, di queste località, e anche poi il rapporto purtroppo con le mafie? Allora, diciamo che purtroppo non c'è grande integrazione. Diciamo che le due popolazioni, quella bracciantile, insomma stagionale, e quella stanziale dei residenti, non si incontrano spesso. Per capirci, i braccianti, i migranti hanno dei loro negozi dove vanno a comprare le cose, le spezie, il cibo, mentre i residenti hanno i classici supermercati, supermarket. Però ecco, non è più una novità, lo diceva lei poco fa, non è più una novità, e di conseguenza proprio le istituzioni e le associazioni stanno cercando in qualche modo di non far arrivare all'esasperazione poi questa situazione. Per esempio, SOS Rosarno, che è una piattaforma che poi è quella che ha messo su insieme alle altre associazioni Luci per Rosarno, quindi la campagna per mettere anche solo dei lampioni. Si parla veramente di cose essenziali, però queste persone vanno a lavorare la mattina molto presto, che quando è buio, in bicicletta, e rientrano la sera con il buio. Hanno distribuito delle luci, quelle per le biciclette, perché spesso insomma, si sono verificati incidenti stradali purtroppo, e poi hanno messo dei lampioni che vanno ad energia solare per illuminare le tendopoli. Queste piccole cose in qualche modo aiutano la vita dei braccianti, e di conseguenza aiutano anche l'integrazione e la possibilità quantomeno di vivere bene e non di essere ostili. Ecco, lei si è fatto un'idea del perché manca questa integrazione dopo così tanti anni? Perché non c'è volontà. Sono persone che vanno lì per un periodo di tempo limitato, sanno che se ne andranno, i residenti sanno che se ne andranno, e soprattutto fanno un lavoro che ormai gli italiani non fanno più, perché le cifre di cui parlavo prima, 1,50 euro a cassetta, non è, come dire, non sotto la povertà, ma sotto proprio la dignità umana, perché lavorare dalle 7 del mattino alle 5, alle 6 del pomeriggio per 20 euro, 25 euro, facendo un lavoro molto pesante, arrivando in bici e tornando in bici per tanti chilometri, come dire, non è una condizione per cui i residenti farebbero questo tipo di lavoro. Quindi quello che, cioè, la loro presenza conviene alla grande distribuzione, alle grandi aziende che poi fanno arrivare
trovare le arance sulle nostre tavole a costi bassi, ma perché viene sfruttato quel lavoro lì. E di conseguenza, poi questi braccianti solitamente, quando non c'è una pandemia in corso, insomma, prendono, si spostano, vanno in Puglia a raccogliere pomodori, vanno in Piemonte a Saluzzo a raccogliere le mele e insomma, in Veneto per la stagione dell'uva. Come dire, girano e spesso magari non sono neanche gli stessi che tornano nello stesso luogo e di conseguenza non c'è la volontà di integrazione. E adesso come faranno questi migranti? Perché la stagione delle arance giunge al termine, se non è già finita, perché se non sbaglio termina alla fine di marzo. Adesso si dovranno spostare, ma è difficile per tutti spostarsi con il coronavirus, anche da un comune all'altro. Immaginiamoci da una regione all'altra, poi per chi è migrante. Come si stanno organizzando? La tensione in questo momento, la paura e la tensione è legata anche a questo, ovvero al non avere soldi, non stanno lavorando, sono bloccati, non possono uscire dal comune perché poi insomma, è pieno di polizia che controlla proprio ogni campo, ogni insediamento, ogni tendopoli e di conseguenza sarà un problema per loro perché non possono lavorare, sarà un problema per noi perché loro non potranno lavorare e di conseguenza non si potranno raccogliere i pomodori, non si potranno raccogliere gli altri prodotti. Tanto più che la ministra Bellanova so che sta cercando un accordo con l'ambasciatore romeno per far arrivare delle persone per essere di fatto sottopagate quanto i braccianti di Rosarno per lavorare nell'agricoltura. È un problema e ripeto, per loro quello che mi dicevano, oltre alla paura del coronavirus, c'è proprio la paura di restare bloccati lì senza soldi e senza assistenza. E c'è il rischio di una seconda rivolta di Rosarno, quindi. Sì, se ovviamente se non si interviene, se non si dà la possibilità a queste persone di lavorare e di essere protetti dal coronavirus, diciamo, questa ipotesi purtroppo è vicina perché nel momento in cui non si dà la possibilità a 1200 persone che sono abituate a lavorare, ad essere autonome, di essere appunto autonome e poter spostarsi per lavorare, ripeto, un lavoro fondamentale perché l'Italia insomma, è in lockdown, ma le attività principali, soprattutto quelle legate alla catena alimentare, insomma, tutta la distribuzione alimentare, sono fondamentali e di conseguenza sarà un grosso problema nella gestione locale delle tendopoli, sarà un grosso problema per la gestione dei prodotti agricoli. Ecco, e per ricordare a tutti i nostri telespettatori che noi parliamo di persone, li chiamiamo braccianti, migranti, stranieri, ma poi fondamentalmente sono persone che hanno la loro dignità. Lei ne ha conosciuti tanti, immagino ha parlato con molti di loro lì a Gioia Tauro. Ci può raccontare qualche storia, magari quella che più l'ha colpita? Ha detto bene, sono persone, tanto più che io nei miei reportage cerco sempre di utilizzare questa parola perché poi spesso la questione delle migrazioni viene riportata sempre in numeri. Questo disumanizza e di conseguenza non crea empatia e si produce una distanza. Di storie in realtà ce ne sono tante, ma sono sostanzialmente tutti ragazzi molto giovani, perché poi è un lavoro veramente faticoso e difficile, che sono in Italia per spedire, poi mandare i soldi alle famiglie d'origine, principalmente fanno questo. E ci sono ragazzi che sono venuti qua, cercano di studiare, ma poi appunto il lavoro stagionale è difficile da conciliare con gli studi, però attraverso delle associazioni continuano a studiare, fanno dei corsi, insomma, anche a volte online con i telefonini. Insomma, come dire, sono persone, io ne ho conosciuti diversi, un ragazzo che della Costa d'Avorio,
di 20 anni, insomma, che dici: io voglio semplicemente lavorare, sto qui perché alla mia famiglia servono i soldi e quindi sono disposto anche a fare loro. In realtà poi spesso le famiglie d'origine non sanno che tipo di lavoro fanno, loro gli dicono che magari fanno lavori anche più importanti, tra virgolette, ma come dire, per dire: avete fatto dei sacrifici per mandarmi in Europa, e quindi io vi sto ripagando. È difficile perché appunto sono tutti giovani, hanno semplicemente voglia di lavorare, anche lavorare a bassissimo costo, e in questo momento veramente sono in uno stallo totale tra l'incudine e il martello, tra il coronavirus e l'impossibilità di continuare a fare il proprio lavoro. Ecco, c'è qualcuno che è riuscito a emanciparsi da questo lavoro, che è riuscito a studiare, ad andare avanti, a rendere fieri i propri genitori? Sì, io ho conosciuto per esempio Ibrahim, che adesso fa il mediatore interculturale, che è un ex bracciante, in realtà è venuto qui con uno stage, cioè, insomma, per una borsa di studio, anche lui dalla Costa d'Avorio, e poi ad un certo punto ha trovato un lavoro in Veneto, poi ha perso il lavoro con la crisi del 2008, è andato a lavorare nei campi, ma alla fine, insomma, ha vinto una borsa di studio come mediatore culturale proprio a Rosarno, e adesso è lì e aiuta gli altri migranti, le altre persone, insomma, e fa da mediatore interculturale, ma poi in questo momento mi raccontava che sta facendo anche un corso per dare assistenza legale ai braccianti, che poi, insomma, anche le cose basilari che spesso loro ne hanno bisogno. Ecco, questa è una storia che dà veramente molta speranza. Per chiudere questa nostra puntata e cercare di fare sintesi, secondo lei, Nicolosi, che appunto osserva ormai da anni queste situazioni, quali sono le due o tre cose che serve assolutamente che l'Italia faccia per aiutare questi migranti, non solo poi a Gioia Tauro, ma in generale per i braccianti che lavorano nei nostri campi? Io credo che la condizione dei braccianti in Italia in generale debba essere regolarizzata e non debba essere permesso il lavoro in nero, per esempio, cosa purtroppo diffusissima, e di conseguenza se riuscissimo a fare questa battaglia, quindi di mettere in regola tutti, sarebbe già un grande passo in avanti, perché a quel punto tutti entrerebbero in un canale legale, perché loro hanno i documenti e di conseguenza potrebbero lavorare in maniera legale e a quel punto accedere a tutta una serie di cose, tra cui gli ammortizzatori sociali, per esempio, nel momento in cui si dovesse verificare un'altra situazione come questa. Quindi credo che la grande battaglia sia quella contro il lavoro nero e contro le condizioni di lavoro veramente poco dignitose, anzi senza nessuna dignità per queste persone. Ecco, allora speriamo che sia così, che questa epidemia di coronavirus faccia cogliere l'occasione per in qualche modo modificare quello che è la condizione dei tantissimi braccianti che lavorano nei nostri campi. Grazie allora al nostro ospite Valerio Nicolosi, grazie ancora. Grazie a lei. Termina qui la nostra puntata dedicata ai braccianti agricoli e alla nostra filiera produttiva agroalimentare, ma vi ricordiamo che potete continuare a seguirci sul canale 264 del Digitale Terrestre, ma anche dalla nostra app ufficiale per smartphone, sia iPhone sia Android. Se vi siete persi qualche nostro appuntamento, potete ritrovarlo sul nostro canale YouTube Radio Cusano TV Italia. Grazie di averci seguito. Radio Cusano TV Italia.